Mi chiamo Silvia, ho 38 anni e sono una ragazza molto semplice che ha imparato a prendere di petto la vita. Sono una ragazza come tutte, solo con l'unica differenza che ho una disabilità, anzi in realtà due. Quello che cerco di fare principalmente nei social è far capire che la vita è un dono prezioso, che nonostante le difficoltà bisogna affrontarle. Non arrendersi mai e comunque guardare le cose anche da un'altra prospettiva. Io, per esempio, per molto tempo ho visto la mia vita in maniera molto arrabbiata. Mi chiedevo che senso avesse vivere. Poi ho cambiato prospettiva e mi sono detta: cavolo, io sono qui, sono viva e ho questo dono meraviglioso, perché lo devo sprecare? Quindi cerco di trasmettere questo messaggio. Il mio motto sicuramente è vivo quindi posso. Io ho una disabilità dalla nascita, che si chiama paralisi cerebrale infantile, che è stata provocata da varie complicazioni durante il parto. E questo ha fatto sì che venisse compromesso in particolar modo il lato motorio. E mentre sono all'età di 22 anni, quando avevo da poco iniziato l'università, ho scoperto invece di avere una malattia degenerativa agli occhi. Al momento mi rimane l'1% di vista, ma nonostante tutte le difficoltà, ho sempre cercato di vedere il lato positivo della vita. E soprattutto essere grata per quello che la vita mi ha offerto e mi sta offrendo. Qua siamo a Firenze, mentre qua eravamo in Trentino Alto Adige e poi siamo stati anche a Dublino. Qua invece eravamo alla riserva dello Zigaro. E praticamente per fare questa foto mi sono andata tipo ad arrampicare sulle rocce perché mi piaceva troppo lo scorcio che c'era. Spesso si pensa che chi ha una disabilità non posso avere una vita normale, tra virgolette, ma in fondo cos'è la normalità? Per me la mia vita è normale, certo, ho delle difficoltà probabilmente in più rispetto a qualcun altro, ma mi sento pienamente soddisfatta della mia vita. Mi piace ironizzare sulla mia disabilità perché penso che è un modo per alleggerire e poi comunque ne combino una ogni giorno anche con il problema alla vista, comunque molto spesso vedo qualcosa che in realtà è un'altra cosa, quindi comunque mi faccio un sacco di risate. Sono stata brava, il primo colpo l'ho combinata. Ah, già si Una cosa che non sopporto per niente è quando la gente mi guarda con pietismo, vittimismo, che pensa che magari ho una vita triste o che non posso vivere la vita che magari un normodotato potrebbe avere, quando in realtà non è così. Dipende da noi come vogliamo vivere la nostra vita e io ho scelto di vivere appieno prima di essere disabili. Siamo persone. Mi capita per esempio entrare in un negozio e la commessa, la cassiera, mi parla come se avessi 5 anni. Purtroppo c'è ancora la convinzione che avere una disabilità, soprattutto motoria, significa anche avere una disabilità intellettiva, quando in realtà non è affatto così. Se io sono viva posso fare qualsiasi cosa. Quindi credo che sia questo il mio motto: vivo quindi posso.